Cerignola è ancora sotto shock per la notizia di una presunta violenza sessuale di gruppo da parte di tre ragazzi maggiorenni ai danni di una tredicenne consumatasi lo scorso 28 ottobre in un garage della periferia della città ofantina. Il giorno dopo, a seguito dei racconti della ragazza, i genitori hanno sporto denuncia al commissariato di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente sarebbe stata attirata con una trappola da un amico 19enne che con una scusa l'ha condotta nel garage in cui poi si sono consumate le violenze. Il box in questione si trova in una zona periferica della cittadina e poco illuminata. I giovani del luogo pare siano soliti affittare quei box per passare serate tra loro. Arrivati nel locale sono giunti anche due ventenni e lì sarebbe iniziato l'incubo dell'adolescente. Eseguita la denuncia, le forze dell'ordine hanno perquisito il garage dove sono state trovate tracce di stupefacente. Al gravissimo fatto di cronaca nelle scorse ore si è aggiunto anche un episodio di aggressione verbale e minacce da parte del proprietario del garage ai danni di una truppa di giornalisti Rai che si era recata sul posto per realizzare un servizio. Sono un criminale, non registrare, altrimenti te ne vai carica di meraviglie, avrebbe intimato l'uomo alla giornalista inviata. Nelle parole del primo cittadino di Cerignola, Francesco Bonito, tutto il dolore per la vicenda e l'amarezza per la profonda crisi sociale che interessa la città e l'intera provincia. Come sindaco e come papà sono profondamente addolorato della vicenda che sta coinvolgendo la nostra giovanissima concittadina sottoposta a stupro da parte di alcuni giovani sempre della mia città. Tutto questo sta a dimostrare la crisi sociale in cui si dibatte il nostro paese e in particolare anche la nostra città. Attendiamo gli sviluppi della vicenda processuale per decidere anche una costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale di Cerignola, la quale deve far sentire la sua voce in difesa dei diritti dei più deboli.